Grazie Presidente, colleghi. Il collega Donzelli ha spiegato con dettaglio quali erano le sue intenzioni con questa mozione. A nostro avviso però, se continua ad andare, per quanto abbia specificato che in realtà l'intenzione non è quella della promozione dell'utilizzo dei fitosanitari, appunto, con questo atto che ha presentato, di fatto, pur comprensibilmente la volontà di non avere dei balzelli ulteriori su chi utilizza i fitosanitari in agricoltura è lodevole, nonostante questo, come dicevo, va contro quello che è il pensiero globale, sia la linea nazionale, anche la nostra, il Movimento 5 Stelle, che è quella del cercare di andare a una lenta, anzi meglio, più veloce possibile, a una progressiva interruzione dell'utilizzo dei fitosanitari in agricoltura, sia esso di uso, utilizzo non professionale che professionale. Il fatto di arrivare o meno ad un patentino è un dettaglio ulteriore che, come giustamente sosteneva il collega, potrebbe essere evitato agli utilizzatori non professionali, ma di fatto resta pur sempre un deterrente. Ora, il sillogismo per cui chi cerca di ricrearsi dalle fatiche del lavoro, coltivando l'orto o il giardino, possa essere così danneggiato da questo balzello, è un sillogismo un po' azzardato, anche perché probabilmente queste persone non avranno problema magari nel rilassarsi strappando le erbe o tosando il prato, o comunque sia sono di solito persone molto attente anche all'aspetto ecologico e probabilmente non sono esattamente loro che vengono toccate da questa normativa. In ogni caso, comunque in linea generale, essendo il Movimento 5 Stelle contrario all'utilizzo dei fitosanitari e a qualsivoglia iniziativa che promuova o comunque sia porti avanti quella che è la logica dell'utilizzo dei fitosanitari sia in maniera professionale che non professionale, per questa ragione noi ci sentiamo di votare contrari a questa mozione.